mito tramanda che Poseidone ed Atena, contendendosi la supremazia dell'Attica, ricorsero al giudizio degli dei. Il dio del mare, con un colpo di tridente, fece sorgere un cavallo dalla terra. Atena, dea della sapienza, donò a quella regione l'olivo e l'arte necessaria a coltivarlo. Il cavallo è la bellezza, la forza, animale della guerra e della gara, dell'effimero, ma per coltivare i campi basta il lento bue. L'olivo è la continuità, qualcosa di indispensabile alla civiltà e alla vita. Gli dei dell'Olimpo furono concordi e assegnarono la vittoria ad Atena. Questa è una pianta che risale a circa 200 anni e sono tutti oliveti vecchi. Questa è una dei migliori che ci sono rimasti. L'olivo è sempre stato presente nella storia, nell'arte e nella letteratura del mondo antico. Lo vediamo ricordato frequentemente nelle cerimonie pagane di Roma, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e via via sino ai nostri giorni. Questa è una zona che c'erano tutti gli oliveti, una quantità enorme, poi dopo il 56, dopo il gelo, insomma, si sono un po' distrutte. I nuovi impianti che sono stati fatti, siccome che non si trovavano più questa pianta, che si chiama Sirole, si sta cercando però di poter trovare il modo di cominciare di nuovo a fare degli impianti con questa razza di olive qui, perché oltre a fare l'olio buono, è anche un prodotto buono, è anche una resa forte, più grande di quella di 5 o 6, 7 punti. L'olio ha avuto nei secoli varie ed alterne fortune, attraversando molte crisi di tipo economico e ambientale. Solo dal 1936 lo Stato italiano cominciò a prendere provvedimenti per incoraggiarne la cultura. Albero pregiato, che a Sant'Oreste ce ne stavano 2-3 mila alberi. Nel 39 facendo un corso di innestatura dove partecipò anche mio padre, furono innestate su 1000-1500. E l'olio veniva dato ai ragazzini per una qualità speciale, uno dei migliori dell'olio, leggerissimo. Io prima non conoscevo olio, mamma calinga dura ne olio, passe tama danne olio, Italia. Sono in Sorate, è prima volta che lo faccio raccogliere olive. È conosciuto qualità di olio. La leggenda non è nuova dell'olio la Sirola, perché già da vecchio evento venne fuori sto portento.
specie ora che il frantoio si è aggiornato ai meccanismi dell'ingegno Chialisi. E se dì che l'olio è buono, meglio ottimo il suo dono. Di quest'olio curatore, Sant'Oreste è il produttore. Noi abbiamo una lettera nell'archivio comunale, una lettera del 1568 firmata da Jacopo Barozzi da Vignola, l'architetto famoso del Palazzo Farnese e della Chiesa del Gesù, che a Sant'Oreste ha lavorato. Bene, in questa lettera il Vignola si lamenta che i nostri massari, i nostri concittadini allora lo avrebbero pagato con dell'olio guasto, e lui si lamenta perché dice: non è da voi, l'olio buono che si usa fare a Sant'Oreste, come lui dice, non me l'avete dato, mi avete preso per goffo. Dice anche un'altra parola che penso valga la pena di dire, perché non ha valenze volgari, perché essendo stata scritta da un così grande architetto, mi avete preso per coglione. Albero che è pace e secolarità, tortuoso e duro, sofferto come la saggezza, lo rispettano l'uomo dei campi e il sapiente, olivo sacro da sempre, come tutto ciò che vive più a lungo dell'uomo, e alla mano che sa curarlo è grato il suo frutto. Vita sorta dall'asprezza, il cui succo ha il colore delle cose più preziose e ricercate, grato alla pelle e al palato nella realtà e nel mito dono degli dèi, che accompagna la storia dell'uomo.